Salve a tutti ragazzi, il mio nome è Gabri Costa. In questo videogioco picchiaduro Ultimate Marvel contro Capcom 3 dobbiamo guardare i titoli di coda, bisogna vedere i riconoscimenti, guardiamoli. Durante i titoli di coda o i riconoscimenti vi dirò i nomi di tutti i personaggi Marvel e Capcom che appaiono. Statemi a sentire, ve li dirò tutti uno alla volta. Allora, abbiamo Nova, Phoenix Wright, il Dottor Strange, Virgil, Rocket Raccoon, Strider Iryu, Ghost Rider. Occhio di Falco, Frank West, Firebrand, Pugno d'acciaio, Nemesis T-Type e basta. Questi sono i 12 nuovi personaggi Marvel e Capcom di Ultimate Marvel contro Capcom 3, ma ritornano anche quelli vecchi del gioco precedente in versione normale, che ce ne sono parecchi. Devo dirveli per forza anche quelli vecchi del gioco precedente che sono qui. Abbiamo Ryu, Taskmaster, Wolverine, Amaterasu Kami, Magneto, Trish, Arthur, Jill Valentine, Shuma Gorath, Chris Redfield, Crimson Viper, poi questa è Chun-Li, She-Hulk, Dormammu. E tutti gli altri dove sono? Ah, ecco, li stanno arrivando. Ecco la donna gatto Felicia. Avete visto che artigli che ha? Poi c'è Super Skrull, quello che ha tutti e quattro i poteri dei Fantastici 4. Poi c'è Mike Haggar. E dove sono tutti gli altri vecchi personaggi del gioco precedente che sono qui? Eccoli, arrivano. Abbiamo Tempesta, Akuma, la Sentinella, che è il robot cacciatore di mutanti. Caspita, ha fatto una strana lettera giapponese Akuma. Eccoli, stanno arrivando, non perdiamo la concentrazione, ragazzi. Vi devo dire gli altri chi sono. Albert Wesker, Fenice. Hai visto Fenice fa le ali da uccello di fuoco? Poi abbiamo il Dottor Destino, Trombone con il suo robot The Gustav, però Trombone ha le calze marroni e poi avete visto le belle scarpette rosa che ha. Poi questo che vola la sua poltrona volante è Modok della IM. Poi abbiamo Sien Ko, cavolo, io non ho mai visto le vere braccia di Sien Ko, ce l'aveva nascoste in quegli strani aggeggi, non so che siano. Poi abbiamo Dante, il cacciatore di demoni, il nostro amichevole uomo ragno di quartiere, l'incredibile Hulk. Poi c'è X-23, il piccolo supereroe Beautiful Joe, Zero, cacciatore di Maverick. Poi abbiamo il capo degli Avengers, Capitan America con il suo scudo, poi c'è Nathan Spencer col suo braccio bionico, poi abbiamo l'asgardiano, il mitico Thor, poi abbiamo la succube Morrigan Island, poi c'è il robot giallo e rosso degli Avengers Iron Man, poi c'è il mercenario chiacchierone Deadpool. Ma guardate, Morrigan la vedo sdraiata accanto a tutti i pipistrelli, però
gli stivali non se li vuole togliere, perché volevo vedere i suoi piedi, volevo vedere la scalza. E questi riconoscimenti di Ultimate Marvel contro Capcom 3 finiscono perché sta arrivando il distruttore di pianeti, il mangiatore di mondi, Galactus. Cavolo, ha una faccia molto aggressiva, cattiva e anche, come dire, assassina. Galactus è il più pericoloso di tutti, in assoluto. Non si può batterlo, Galactus. Bene, voglio sperare che vi siano piaciuti questi titoli di coda e questi bellissimi riconoscimenti di Ultimate Marvel contro Capcom 3, ragazzi. Ora mettete un mi piace e iscrivetevi al canale, subito, a tutti i costi. Scusate se questo video è durato parecchio. E qui dice prodotto dalla Capcom. Ok, è tutto, vi saluto, arrivederci. Un bacione e un ciao da Gabriosta, come sempre. Ciao ciao.